di eccellenza, il progetto ideato e avviato da Confartigianato Cuneo per valorizzare l'artigianalità dei cuochi cuneesi, ambasciatori di quel saper fare nel cibo che rende unici i sapori della provincia Granda. Nell'ambito dell'attività è stato anche realizzato e registrato un apposito marchio per valorizzare l'artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità. Il volume si sviluppa come un vero e proprio viaggio gastronomico nella Granda, alla scoperta delle specialità tipiche, cuochi e ristoranti, imprese e prodotti del settore artigiano alimentare cuneese. Sabato 12 ottobre la presentazione presso il Museo Diocesano di Alba. Continua il percorso di creatori di eccellenze. Questo anno dedicato ai creatori di eccellenze voluto da Confartigianato Cuneo, che ha dato vita a questa guida, a questo libro che racconta la provincia di Cuneo attraverso 12 alfieri, 12 cuochi che raccontano questo viaggio nel territorio cuneese di profumi, ma soprattutto di tante aziende del mondo dell'agroalimentare. Abbiamo avuto l'onore di poterlo presentare in settimana anche al Senato della Repubblica e oggi qui nel Duomo di Alba continuiamo questo percorso di presentazione per cercare di rappresentare ancora di più e meglio, se possibile, quel valore artigiano che contraddistingue le tante aziende del territorio, le tante aziende che si sono avvicinate a questo percorso di creatori di eccellenza. La provincia di Cuneo ha una tradizione agricola importante e di conseguenza, avendo una tradizione agricola, avendo una diversità di prodotti nell'agricoltura, si è sviluppata, diciamo, io dico nei secoli, una tradizione di trasformazione di prodotto e di ristorazione che caratterizzano fortemente questa nostra provincia e oggi uno dei motivi dell'appeal della nostra provincia sul turismo è anche l'enogastronomia, quindi è un aspetto molto importante che sta dando risultati importanti al territorio e lo sta facendo crescere. Confartigianato ha voluto dare valore all'artigianato e ha voluto dare valore alla trasformazione del prodotto che viene fatta dai nostri artigiani, ma abbiamo aggiunto un aspetto che riteniamo fondamentale, riteniamo che vada a fotografare quella che è la realtà oggi della cucina tradizionale piemontese con la trasformazione di prodotto, che la cucina è un laboratorio artigiano. È una bella partenza per questo bellissimo libro che stanno preparato dalla Confartigianato Cuneo, la zona di Alba orgogliosa insieme alla zona del Roero che fa parte di Alba, la presentazione del libro. Lunedì l'abbiamo presentato ad Alba, a Canale, stasera lo presenteremo qua ad Alba e verrà anche al Vescovo, quindi è una cosa molto importante per la zona di Alba, perché il food, il mangiare qua è tipico della zona, il mangiare bene la zona di Alba fa parte del mangiare della cosa bella. La cornice, diciamo, del Museo Diocesano che accoglie questa presentazione ha un significato in quanto in questo caso con Confartigianato si è cercato di valorizzare l'eccellenza artigiana. Anche il Museo Diocesano nel suo piccolo cerca di valorizzare sul territorio della diocesi ovviamente quelle che sono le eccellenze artistiche e anche artigiane ovviamente di tutte quelle che sono le opere d'arte che vengono conservate. Di conseguenza penso che sia una giusta cornice preziosa, direi, per questa presentazione. È un progetto che è nato con passione e con amore. Con passione e amore per il nostro territorio e per tutte quelle qualità che rendono un artigiano grande. Mi piace definire questa guida un contenitore di varie eccellenze, dai prodotti del nostro territorio alle capacità creative e manuali dei nostri cuochi, alla grande capacità, all'eccellenza della fotografia e della narrazione che ci accompagna in questo viaggio lungo tutte le valli, le città, anche le montagne della nostra provincia Granda per farci scoprire quelli che sono i gusti e i profumi che caratterizzano ognuna delle 12 zone che compongono Confartigianato Cuneo. In San Giovanni a Cuneo, nell'ambito della Fiera Nazionale del Marrone, il gusto è sceso in campo per aiutare la Fondazione Ospedale Santa Croce Carle Onlus con la cena di gala a scopo benefico Sua Eccellenza al Marrone, a cura di Comune Confartigianato ATL Cuneese. Siamo in Sala San Giovanni, dove sta per iniziare un gran galà. Sì, inizia una cena di beneficenza. Vogliamo sostenere la neonata Fondazione dell'Ospedale Santa Croce e Carle, un'iniziativa a scopo benefico per far
vedere quanto anche l'artigianato crede in questi progetti di beneficenza e crede soprattutto in una struttura di grande eccellenza come l'ospedale di Cuneo. Siamo al Marrone, 70 stand, 70 bancarelle che stanno colorando Piazza Galimberti e via Roma, dove ci sono tutte le eccellenze dell'artigianato, un grande colore dove la castagna è il filo conduttore. Quella di stasera è una cena, anche qui una lettura intelligente, perché si è scelto di abbinare questi piatti dove c'è sempre l'ingrediente della castagna, persino i formaggi hanno l'ideale miele di castagno, si è scelto di abbinarle con delle birre. La birra è da riscoprire negli abbinamenti, è un prodotto ecumenico, va quasi sempre a buon segno rispetto al vino, che è più difficile da abbinare. E quindi vedremo questi abbinamenti e scopriremo la godibilità della castagna, delle birre alla farina di castagne e quindi un nuovo percorso. Il movimento dei microbirrifici italiano è partito dalla provincia di Cuneo, è partito da un paese che è il paese delle zucche, si chiama Piozzo. E da lì Teo Musso è un maestro di tutti quelli che poi hanno ripreso a fare la birra. Pensate che a fine 800 c'erano 1000 microbirrifici in Italia, sono spariti quasi tutti, sono rimaste solo le grandi industrie, oggi sono tornati a essere 1000. La provincia Granda è la prima produttrice di castagne a livello piemontese ed è anche a livello nazionale presente con una buona produzione di qualità. Ecco, una castagna che poi in fondo non ha un grande sapore, ma questa sera si nota come può sposarsi con praticamente tutti i piatti di un menù. Assolutamente, poi ci sono anche varietà di castagne autoctone. È una serata importante questa e soprattutto importante la nascita della fondazione, che nasce dalla gente di Cuneo, dalla società civile di Cuneo, e nasce per dare un supporto importante all'ospedale, che è riconosciuto da tutti come un'eccellenza della nostra provincia, che sempre di più lo deve diventare, e soprattutto lo deve diventare perché è nel cuore dei cittadini cuneesi, nel cuore della città e anche nei cuori dei dipendenti, perché tanti sono anche i dipendenti che hanno partecipato alla nascita di questa associazione. Questa serata coglie più occasioni insieme, cioè è la serata inaugurale della 21esima edizione della Fiera del Marrone, promuove l'eccellenza del nostro territorio e poi è una serata di beneficenza, nel senso che l'intero ricavato di questa cena Confartigianato lo devolverà alla neonata fondazione per il nuovo ospedale di Cuneo, Fondazione Azienda Santa Croce Carla, che è stata fondata 2 giorni fa, e credo che sia davvero un bel momento di comunità, dove una comunità tutta quanta insieme attraverso un bel momento di festa, di gioia, di promozione di un territorio, però si attiva personalmente e mette delle risorse per quella che è un'infrastruttura, un servizio di un'importanza incredibile, che va ben al di là del servizio sanitario che viene svolto. Sono oramai tantissime le edizioni che affiancano Confartigianato alla Fiera del Marrone. Da sempre un'associazione vicina al territorio e quindi vicina a tantissimi eventi come quello della Fiera del Marrone, per evidenziare quel valore artigiano che contraddistingue oramai sempre di più le tantissime imprese. Sono oltre 70 quelle che sono presenti alla Fiera del Marrone di quest'anno.